E vorrei qui sul palco il professor Massimo Massetti, ordinario di cardiologia dell'Università Cattolica, responsabile dell'area cardiovascolare del cardiochirurgia e policlinico universitario Gemelli. Benvenuto professore, nonché presidente della Fondazione Dignitas Cure, e Don Mauro Cozzoli, ecco, se ci raggiunge anche lui, già docente di teologia morale all'Università Lateranense, oggi consultore del Dicastero per la dottrina della fede, insieme, ecco, al professor Massimo Mazzetti, Don Mauro ha redatto questo manifesto, un manifesto che abbiamo sentito, è stato presentato. Don Mauro, ben trovato, buonasera, prego. Ci accomodi. Dicevo, un manifesto che è stato sottoscritto, tra l'altro, professor Massetti, dal Papa, dal Presidente della Repubblica Mattarella, dal Ministro alla Salute, e lo abbiamo sentito, ecco, abbiamo voluto in qualche modo farglielo già anticipare nella presentazione, un manifesto che mette al centro l'uomo, e lo mette attraverso una visione che ci dice che è possibile ugualmente guardare anche alla tecnologia, anzi bisogna guardare alle innovazioni, ma non perdere mai di vista la persona. Un po' è questa la mission, e questo manifesto vuole avere, come sta il manifesto, perché abbiamo iniziato a seguire qualche tempo fa, so che si stanno facendo anche, stiamo in parte anche facendo delle presentazioni in tutta Italia, ecco, cosa dire qui a Castro Cuore, e soprattutto, ecco, cosa dire alla gente, che poi sono loro i veri protagonisti. Grazie, buonasera a tutti. Prima di entrare, diciamo, in questo tema, devo dire che vedendo anche questa sala così piena mi conferma quello che ho sempre pensato, e devo dire che l'amicizia che mi lega e la stima a Giovanni Bisignani e a tutto il suo gruppo sta proprio alla base della condivisione di certi convinzioni e ideali che sono poi alla base del mondo della cura, del mestiere che noi pratichiamo. E in uno scenario in cui, lo abbiamo visto in questo congresso che come ogni anno fa il punto, no, sulle cure più aggiornate e le tecnologie più evolute, ebbene, ecco, il valore della dignità umana e il valore delle persone è poi quello che sempre permette di fare progressi. E devo dire che questa bella iniziativa dell'associazione, che ha supportato ormai da tanti anni le attività che sono portate avanti dalla cardiologia di Castrovillari, dimostra appunto che il valore delle persone è quello che conta prima di tutto nel far avanzare questo progresso. E questo manifesto nasce da una sua lettura di un momento di criticità. Sì, giustamente a proposito di questo scenario che stiamo vivendo, no? In cui quello che si osserva tutti i giorni è proprio questa progressiva riduzione dell'offerta di cura, dell'accesso alle cure, no? Che rimette in questione proprio i principi che hanno fatto grande il nostro paese nella tutela della salute, con il sistema sanitario nazionale che è stato un fiore all'occhiello per tanti anni. Ecco, questa grande crisi che stiamo vivendo è una crisi di accessibilità alle cure. Oggi abbiamo, soprattutto per certe categorie, sempre più problemi, no? Per garantire cure, anche servizi essenziali. E il problema potrebbe essere declinato in tanti modi, però le ragioni le sappiamo: da una parte crescono i bisogni in salute, dall'altra i costi aumentano e quindi ovviamente il bilancio non quadra. E in questo contesto quindi si vive questa, diciamo, atmosfera un pochino di sfiducia, di depressione, che fa sempre più perdere questa speranza di poter garantire comunque qualità delle cure e accesso a tutti. Ecco, in questo contesto è nata questa iniziativa, giustamente, che insieme a Don Mauro, e facciamo parte di un'associazione che è nata oltre 10 anni fa, una Onlus, nell'ambito appunto della sanità, con iniziative di solidarietà, che poi si è trasformata più recentemente in una fondazione. E proprio da questo background nasce questa iniziativa di creare uno strumento di
comunicazione e di condivisione, il cui fine è quello di creare un movimento di opinione che riafferma i principi e valori su cui dovrebbe essere basata la cura, proprio in un momento di criticità, perché proprio quando viviamo una crisi ci sono delle opportunità per ripensare il modo con cui curiamo, riorganizzare i servizi sanitari e ritrovare quella sostenibilità che sembra essersi persa. Questo strumento, come dire, è un documento che lo si condivide, non è firmato, è vero che lo abbiamo scritto insieme a Don Mauro, ma noi siamo degli estensori, no? Abbiamo ascoltato l'esigenza che veniva dal mondo della cura, in primis dai pazienti, poi dal mondo dei sanitari, e abbiamo cercato di mettere insieme tutti quegli aspetti che devono nello stesso tempo, oltre che riaffermare appunto dei principi sacrosanti della cura, dove il malato non è spettatore ma diventa attore della propria cura, oltre che integrare al concetto della presa in carico del paziente, alcune determinanti da quelle sociali a quelle economiche, senza distinzione alcuna, ecco, su questo strumento che appartiene a chi lo condivide abbiamo iniziato a promuovere e a creare questo movimento di opinione. Ora, voi direte sì, ma rimane comunque un'iniziativa abbastanza teorica, cosa può portare per risolvere questa situazione di crisi sanitaria? In effetti, partendo da questo documento, ma direi ancora di più da questo movimento di opinione, si possono poi declinare molte iniziative concrete a partire da modelli organizzativi che negli ospedali, nei territori possano con degli strumenti adeguati trovare delle soluzioni proprio immediate, concrete ai bisogni di salute dei pazienti. In qualche modo, per far questo, Don Mauro, bisogna guardare a quelle che sono le cosiddette necessità terapeutiche della persona e capire come assistere. Ecco, le necessità delle persone, sappiamo, non sono quelle solo del corpo, e soprattutto c'è questo aspetto della dignità che tante volte viene tralasciato, trascurato, invece è molto importante. Certo, certo. È la dignità spersone, la dignità della persona che è a monte della dignità cure, della dignità della cura, riflesso della dignità unica della persona. La persona è il massimo bene esistente sulla terra, da sempre, proprio perché è quella dignità propria che il Creatore gli ha dato, legato soprattutto alla dimensione spirituale della vita della persona. C'è vita nelle piante, ma è solo bios. C'è vita negli animali, ma è bios e psiche, emotività, affettività, sensibilità. Ma nell'umano c'è bios, vita biologica. C'è psiche, vita emotiva, affettiva, ma soprattutto c'è pneuma, spirito, e lo spirito è dato dalle due facoltà spirituali che sono l'intelligenza propriamente umana. Negli animali c'è conoscenza, molte volte supera anche la nostra conoscenza, ma non c'è l'intelligenza, il pensiero, e poi la volontà che insieme fanno la libertà. Ebbene, questo fa la persona. Bene, la persona nella condizione temporale della vita non è onnipotente, non è perfetta, si misura con la sua vulnerabilità. Siamo vulnerabili. Di qui allora l'essenzialità della cura, che non è legato semplicemente al bisogno particolare della malattia, dell'infermità, ma alla vulnerabilità, che ci mette in una relazione di curati e di curanti. E questa è la relazione umana. Se prendiamo coscienza di questo, la nostra vita personale e sociale si eleva in civiltà
e in umanità. Esse indigens et offerens è il nostro essere, indigens, bisognoso, offerens per le sue possibilità, opportunità. Di qui allora questa relazione propriamente umana di curati e di curanti. L'uomo non è, c'è al centro del manifesto, e intanto è in quanto è preso in cura. Professor Massetti, un documento, un manifesto che ha tanto dentro, a quanto giustifica anche chi lo ha firmato, no? Nel senso, queste presenze, questa partecipazione importante. Questa parte di questo evento è legato, come tutti sappiamo, a un congresso scientifico di altissimo spessore, di altissimo valore. E mi riferisco un attimo a quanto sentito nella mattinata dal professore, il suo collega Giovanni Scambia, no? Quando a un certo punto nel suo straordinario intervento ha dovuto rispondere a quella che è una condizione che vedevo i medici veramente in una grande difficoltà. Ha detto Giovanni Scambia, ecco, un medico a volte ha 2 minuti di tempo per poter comunicare a un paziente una grave patologia oncologica o quello che è. Allora, ecco, il manifesto come si pone da questo punto di vista, cioè anche guardando al medico, guardando alla dignità del lavoro del medico? Questo è un aspetto, diciamo, fondante della cura, perché il tempo di relazione è tempo di cura. Diciamo che curare una persona non significa curare un organo malato. E noi sappiamo proprio l'esperienza, in particolare noi che ci occupiamo di malattie cardiovascolari, che poi sono le malattie dell'usura, no? Ecco, quanto sia importante avere un paziente che si allea con il medico, no? Si parla di alleanza terapeutica, ma come si sviluppa questo rapporto privilegiato tra chi cura e chi è curato? Grazie alla relazione, alla comunicazione, alla compassione, al partecipare alle problematiche proprio che sono non solo fisiche, ma anche psicologiche e emozionali. E questo è ben ribadito al centro diciamo dei contenuti del manifesto. E in riferimento a quello che diceva Giovanni Scambia, è vero, perché oggi con questo modello, ecco, proprio perché noi diciamo che bisogna ripartire dal come si cura, perché oggi il come si cura ci ha relegati a passare tantissimo tempo in una diciamo burocrazia che è legata a questa frammentazione delle prestazioni. Cioè in un ospedale, a partire dalla mattina, noi medici purtroppo non ci possiamo consacrare solo al tempo della cura, ma abbiamo tanto tempo che passiamo per riempire attraverso dei computer oppure attraverso varie altre metodologie, dei protocolli che ci vengono richiesti in nome di una sicurezza, della privacy, di diciamo rispetto di certe procedure. Ora, tutto questo è legittimo e giusto, ma lo si può fare differentemente. Per farlo bisogna ripensare l'organizzazione delle cure, cioè il come curiamo. Ecco perché noi insistiamo che anche tutti i progetti di riumanizzazione delle cure, se vogliono, diciamo, avere la capacità di autosostenersi nel tempo e non dipendere dalla partecipazione dei singoli che sono molto motivati, ecco, devono ripartire da questo tema organizzativo. Beh, questo fare due lavori è un problema serio, effettivamente. Allora, ecco, poi voglio chiudere con Don Mauro, se me lo consente. Quindi le faccio un'altra domanda, poi le conclusioni con Don Mauro. Ecco, cosa e chi può fare, perché, ecco, noi possiamo raggiungere questi contenuti che in qualche modo ci portano a guardare alla soluzione di tanti problemi. E non abbiamo molto tempo, perché non possiamo permetterci il lusso di pensare che fra 10 anni questo accada. Allora, ecco, chi chiamare in causa, soprattutto anche il ruolo delle istituzioni? Allora, come lo ha fatto vedere nel video e come tutta l'azione di Giovanni Bisignani da ormai più di 20 anni, il segreto è una parola sola: insieme.
Cambiare il modello organizzativo in sanità oggi non è un'evoluzione, ma è una vera rivoluzione, chiaramente una rivoluzione virtuosa. E questo lo si può fare partendo innanzitutto dall'essere tutti d'accordo, e poi da questo opinione, movimento di opinione, bisogna sensibilizzare ovviamente chi è in grado di diciamo proporre e cambiare in tempi brevi i meccanismi organizzativi. Parlo della politica, che non deve conoscere colori, destra, sinistra, governo, opposizione, le regioni, che sono quelle devolute all'erogazione dei servizi sanitari. Quindi ovviamente tutta la difficoltà sta nel muovere in maniera sincrona ma determinata, perché l'unico obiettivo deve essere l'interesse dei pazienti, della collettività, e soprattutto tutto questo noi lo stiamo pensando e cercando di realizzare tutti insieme per le future generazioni. Grazie, grazie al professor Massetti. Don Mauro, torno a lei in quella veste che dopo tanti anni ancora è molto presente e molto efficace, che è quella del docente, è quella del professore. Lei è un pastore, potrei dire prestato, io direi rubato dalla sanità, e ben ha fatto la sanità a rubarla, quindi per avere anche questo suo contributo. Ed è bello ogni volta che incontriamo il signor Savino sentirlo ricordare questa sua impostazione rigida che ha prodotto degli alunni straordinari e dei frutti bellissimi. Allora le affido quegli studenti che ci seguono attraverso proprio Futuro Salute, perché lei possa dire alle nuove generazioni, possa dare un messaggio sull'importanza di questa professione, che forse è meglio chiamare missione. Certo, perché il medico, come il maestro, non incontra strumenti, anche se si serve di strumenti, ma incontra persone, e le incontra sempre in una situazione di bisogno, di grande bisogno. È bisogno di salute, ma io dico di vita. Anche come teologo io metto insieme salute e salvezza, perché è un bisogno che va oltre la vita nel tempo, nella storia, ma il desiderio di vita è un desiderio di vita senza limiti. È per questo che il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo fino alla croce, per dischiudere la prospettiva medica della salute alla prospettiva, la chiamo medica, della salvezza. Perché Gesù, lungo le strade, ecco, la mission che ha compiuto è stata una mission terapeutica. La sua era carità terapeutica. E questa è una realtà che noi dobbiamo, di cui dobbiamo riappropriarci come uomini e come anche cristiani, perché l'umano e il divino del Vangelo si compenetrano. E allora ci sono tante sfide della sanità oggi, per questo noi siamo qui, per questo abbiamo fatto il manifesto, ci confrontiamo con queste sfide, da quelle del bisogno immediato di una medicina, di un esame, che la gente non può oggi, con tutte le evoluzioni del nostro, la voglio dire con la seconda notizia, che leggevo ieri mattina sulla home page del Corriere della Sera, ieri mattina, seconda notizia. Una donna, era 55enne, si presenta a Milano per un esame che gli è stato approvato. Si presenta e dice, signora, ma non tocca a lei oggi. Dice, come? Legga bene, 1° ottobre. Dice, no, è 1° ottobre 2026, capite? Ieri mattina, cioè, noi ci misuriamo con queste lunghe liste d'attesa, medici che non si trovano, infermieri che vanno via, il disagio sociale, le povertà sanitarie. Noi che fino a 4-5 anni fa
Con le Domeniche del Cuore avevamo prevalentemente come utenti i senza casa, gli homeless, i barboni, gli immigrati. Adesso sono sempre più persone della porta accanto che non possono farsi un esame, no? Un esame, perché devono tornare a Roma, è normale, non so, qui fra 10 mesi e così via. E se uno non ha la possibilità di andare al privato, non si cura. Povertà sanitaria che aumentano, ecco, criticità. Pensate alle criticità che ci crea la grande opportunità dell'intelligenza artificiale, di cui si è parlato tantissimo. Ma l'intelligenza artificiale non è un medico, non è un curante, è uno strumento. E allora questo rischio di essere travolti da questa dalle cosiddette soltanto medical technologies, nella cultura più positivistica, quella anglosassone, si è sentito il bisogno di coniugarle con le medical humanities. Siamo qui per questo. E questo è il nostro impegno. Lo stiamo portando un po' dovunque e stiamo trovando veramente tanto bisogno di risposte a queste criticità, a questo bisogno di cura, con persone che si coinvolgono sempre di più. E questo è il messaggio che diamo ai nostri giovani, grazie al professor Massimo Massetti. Grazie, don Mauro.